Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo un Saban AAX Studio Crash da 14 pollici. Un piatto realizzato in lega B20 e finitura Brilliant. La serie AAX della Saban è una delle serie più vendute degli ultimi tempi, grazie anche al contributo di Mike Portnoy, ex batterista dei Dream Theater. Ma andiamo a analizzare la dicitura del piatto. Le prime due lettere, AA, sta a indicare il tono, il colore del tono del piatto, e in questo caso è un piatto brillante, a confronto invece degli HH che sono più scuri. La serie X invece indica la modernità. Infatti ci sono delle serie della Saban senza la X, la serie AA, che si ispira un po' ai piatti e alla sonorità vintage. Una volta aggiunto la X, hanno reso quei piatti sempre brillanti un po' più moderni, adatto alle esigenze di oggi. Andiamo subito a provarlo, dai! Considerazioni finali per questo piatto. È un piatto dal decadimento rapido e dal suono anche abbastanza voluminoso, è bello grosso, cicciotto. Anche se è un 14 però si fa sentire bene. Il fatto che sia molto voluminoso, nonostante sia una misura piccola, escluderei a priori subito tutti quegli stili musicali dove c'è bisogno di belle armonie. È un piatto molto veloce ma anche bello voluminoso, quindi potrebbe danneggiare, farsi sentire al di sopra degli altri piatti in questi stili musicali più soft. Dove poterlo usare allora? Abbiamo visto che mentre suonavo il crash più grosso si faceva sentire negli accenti, quindi sicuramente per fare degli accenti è un buon piatto. Ho visto che si abbinava bene nello stile del funky, della musica folk e anche del rock, con tutte le sue sfumature, quindi dal punk all'alternative metal, perché abbiamo visto che come accento va molto bene se usato come piatto secondario, quindi usiamo prima dei piatti principali, quando c'è bisogno di quello, di quella voce che si deve far sentire, di quello schiaffo, questo piatto sicuramente fa il caso vostro. Pensandoci però, lo si può usare benissimo nei bar, nei pub, dove abbiamo bisogno di pochi piatti. Iniziare da una misura di 14 pollici come piatto principale fa il caso nostro. Possiamo usare un 14 e massimo un 16 come secondo crash. Perfetto, siamo arrivati anche alla conclusione di questo video. Vi lascio qui sotto in descrizione il link dove potete acquistarlo al minor prezzo possibile. Fammi sapere se anche tu ce l'hai nel tuo set di piatti, così da condividere la tua esperienza. Ci vediamo sempre qui su Scegliere la Batteria, su YouTube e su Facebook. Ciao!